Buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo della salute del nostro cervello. La settimana che va dall'11 marzo fino al weekend successivo del 2019 è dedicata alla salute del cervello. In tutto il mondo è la giornata internazionale del cervello, quindi tutti coloro che lavorano nella prevenzione delle malattie cerebrali e nella cura delle malattie del cervello sono attivi proprio per far conoscere alla popolazione ciò che vuol dire avere un cervello sano, una mente giovane e soprattutto come facciamo per prevenire le varie patologie che possono dare problemi al nostro cervello, quali per esempio la demenza, la sclerosi multipla, il Parkinson, il trauma cranico, tra gli infortuni e tutte le malattie neurodegenerative. Il nostro cervello non controlla soltanto il movimento, ma anche le funzioni cognitive e anche le funzioni sensoriali, quindi è importante lavorare proprio nel nostro team per poter prevenire quelli che sono i disturbi e delle malattie e degli infortuni del cervello per vivere una vita quanto più sana e piena. Sappiate che nei vari centri clinici è importante seguire delle conferenze, dei workshop, degli open day, in modo tale proprio da poter toccare con mano che cosa vuol dire prevenire e curare le malattie del nostro cervello. E quindi all'interno del progetto Mente Giovane è molto importante sapere questo. Vi aspettiamo quindi a Padova, vi aspettiamo online, vi aspettiamo in tutte queste condizioni, situazioni, sia di viso che in via telematica, per poter approfondire quello che si può fare per prevenire a livello di disturbi motori, disturbi cognitivi, disturbi sensoriali, anche disturbi del sonno e del tono dell'umore, grazie all'aiuto di esperti. Ciao, vi aspettiamo. Ciao.